Entra nella fase conclusiva la 13ª edizione di Dai un senso alla vita, rispettala, il progetto promosso dal Dipartimento regionale toscano dell'Associazione Nazionale Sociologi, dedicato in primo luogo alle principali problematiche giovanili. In questa edizione l'attenzione è posta sul tema della persona e del personaggio, l'immagine reale di noi stessi e quella che prende forma in primo luogo sui social network. Ovvero sia dell'essere e dell'apparire, oggi in una società che è fatta di immagini. Basti pensare alla rete internet, dove praticamente ognuno di noi può essere personaggio, assumere anche sembianze diverse da quello che è veramente e quindi ecco, con tutte le risvolte sia positive sia negativi. Al tema è stato spiegato dagli organizzatori in occasione della conferenza stampa in comune a Pistoia, sono dedicati una serie di speciali in onda su TVL, una mostra di opere di studenti del Petrocchi allestita dal 3 maggio alla libreria Feltrinelli di Via degli Orafi, un concorso creativo ed infine il 7 maggio al Teatro Bolognini un convegno cui parteciperanno esperti del settore. Poi, oltre a questo, esistono, abbiamo ormai da tanto tempo, i nostri concorsi multimediali, dove devo dire che quest'anno in particolare è stato un crescendo. Siamo quasi una 60-70 video che verranno analizzati e diciamo, visti da una giuria di tecnici ed esperti. E poi tutto si concluderà attraverso il nostro congresso del 7 maggio a Pistoia, al Piccolo Teatro Bolognini. Importanti cicli di incontri all'interno dei quali cercheremo di capire e comprendere e poi ovviamente con tutti i limiti che anche le istituzioni e gli adulti hanno cercare di evitare che questi ragazzi utilizzino in modo negativo e direi in alcune situazioni anche aberrante di uno strumento che invece può essere molto utile per la loro vita e per la vita della comunità stessa. In occasione di Dai un senso alla vita si terrà poi il 18 di maggio la consegna dei riconoscimenti per il premio letterario Ligi Bruni, volontariato e solidarietà dedicato allo storico presidente dell'Arci Confraternita scomparso nel 2013. Questa unione fra la Misericordia e l'ANS dura ormai da 13 anni e riteniamo che sia un'unione molto positiva e che ci stimola a vicenda. L'ANS peraltro ha la sede presso la Misericordia e quest'anno abbiamo proprio deciso di unire il concorso letterario in memoria del nostro compianto Ligi Bruni insieme proprio nella manifestazione Dai un senso alla vita, e per noi questa è una cosa molto positiva perché riusciremo senz'altro a raggiungere più persone.